In seguito, la Sacra Famiglia si trasferì nella regione archeologica di Mir el-Qusayr, appartenente al governatorato di Assiut. Lì vi si trovano ancora grotte risalenti al II secolo a.C. Si tratta di tombe faraoniche. La Sacra Famiglia rimase in queste grotte fino a quando non fu in grado di completare il percorso verso il monte Qusqam, noto come Deir el-Muharraq, il monastero bruciato. In quest'area archeologica vi sono 9 bellissime tombe faraoniche, ricche di disegni che esprimono la vita dell'antico Egitto. Nelle sue pareti si trovano disegni di scene molto belle, con accuratezza e colori abbaglianti. Questi disegni raffigurano la vita agricola, la pastorizia, la caccia, lo sport e l'industria, e scene raffiguranti la vita ricreativa e i giochi di quei tempi. È una zona ricca di monumenti faraonici. Vi si trova anche un'iscrizione in lingua copta, il che conferma che i cristiani hanno abitato questa zona nel corso dei secoli. In questo villaggio fu costruita anche una chiesa, il ricordo del passaggio della Sacra Famiglia in questo luogo. Un'antica chiesa in nome del martire Abu Sifin. Questa chiesa fu distrutta e ricostruita tante volte. Gli etiopi erano soliti visitare questo villaggio ogni anno per celebrare la visita della Sacra Famiglia in quel luogo.